Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi che diciamo ha passato il test del martedì, sembra che ancora funzioni e quindi ho voluto portarvelo. E per fare questo glitch dovete essere soli, anche se avete visto qualcuno che sfrecciava nello schermo, però bisogna essere soli, cioè si può fare da soli, ci possiamo far aiutare ma si può fare anche da soli. Allora, in primis richiamiamo un veicolo da Motorcycle Club o comunque con un veicolo della strada e intanto ci prepariamo un invito ragazzi, un'unione ad attività recente, insomma, no? Come si fa di solito, e una volta che l'abbiamo preparato ci dirigiamo verso la base operativa. Facciamo comparire base operativa piena, come vedete io sono qui bloccato. E a questo punto andiamo a schiacciare X per entrare dentro la base operativa. Dopodiché andiamo ad unirci, clicchiamo due volte tasto PS e andiamo ad unirci. In pratica ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete ascoltare bene il rumore del gioco e quando sentirete il silenzio più totale dovete schiacciare cerchio. Vi ritroverete in questa schermata, pigiate due volte triangolo, vi spawnerà fuori. Dovrete buggarvi in questo modo ragazzi. Una volta fatto ciò ragazzi, che cosa dovete fare? Chiamate un veicolo con Motorcycle Club, richiamate un veicolo, io in questo caso ho chiamato una moto, comunque sia non potete chiamare quello che volete, meglio comunque un veicolo motorcycle, così almeno vi evitate il tempo di attesa per il meccanico dopo. Una volta fatto questo, usatelo per bloccare i veicoli perché sennò va rotano, a me mi hanno ruotato 25.000 volte prima di pian veicolo quando non stavo girando il glitch, quando lo provavo, e rimandate il vostro veicolo nel deposito come avete appena visto, come ho fatto io. Dopodiché vi dirigete verso la base operativa con l'auto che avete fregato per strada, abbandonate il Motorcycle Club e diventate CEO. Quindi andiamo a diventare CEO e richiediamo un veicolo dei veicoli CEO, giustamente andiamo a richiedere il veicolo che si richiedeva di solito o quello che cazzo volete voi, un veicolo qualunque ragazzi. Quindi prendete il veicolo del CEO, cercate di non perdere d'occhio la macchina. Io qui ho sfruttato l'amico, gli ho detto di guardare la macchina, però cercate di non perdere d'occhio la vostra auto, perché altrimenti l'auto, quella lì che avete preso dalla strada, perché altrimenti vi sparisce e dovete andare a riprenderla. E quindi prendete il veicolo del CEO, lo mettete davanti alla base operativa di fianco al pallino giallo. Vedete ragazzi, sono io buggato con il veicolo che avevo prima, sono buggato al centro della, diciamo, dell'apertura della base operativa. È il mio personaggio, quel personaggio ragazzi lo vedo solamente io, il mio amico non lo vede. Comunque eccolo qui ragazzi, il discorso che dobbiamo fare è questo: dobbiamo arrivare un pochino lanciati così e dopodiché togliere il pad con il tasto cerchio. È abbastanza semplice ragazzi, non serve neanche tantissima rincorsa, quindi vedete che io non lo faccio con molta rincorsa. Vedete che carino il mio personaggio, sta lì incriccato da solo, un pallinato. Comunque torniamo al glitch ragazzi, quindi ci mettiamo in questa posizione e andiamo verso questa direzione. Come vedete che si sta staccando, premete cerchio, che si sta staccando ovviamente dalla base in maniera tale che vi allontanate, poi accettate il messaggio e entrate nella base. Quindi cerchio per togliere il touchpad,
Poi, quando siete sicuri, schiacciate X e entrate nella base con il veicolo. Una volta entrati nella base, non sostituite nulla come nel vecchio glitch. Come vedete, io sono dentro, non sostituisco nulla e vado ad uscire. Premo X per uscire e spammo triangolo, ragazzi, è abbastanza semplice il glitch. Come vedete, ho spammato triangolo, è uscito fuori, automaticamente salirà sul veicolo. Quando siete sicuri di essere saliti sul veicolo, premete X per accettare, vi allontanate un pochino, vi suicidate come sto facendo io. E a questo punto, ragazzi, dovete ovviamente, se lo fate da soli, io questo ve lo sto facendo vedere in caso voleste farlo da soli il glitch, ridiventate Motorcycle Club. Intanto vi richiamate il veicolo che volete duplicare. Se seguite tutti i passi che faccio io, ragazzi, il glitch sicuramente vi riesce. Quindi vi richiamate il veicolo. Io qui non trovo un'auto da duplicare. Quindi, una volta richiamato il veicolo, prendiamo il veicolo e procediamo al glitch come sempre, ragazzi. O meglio, andiamo a incastrare il nostro veicolo in un posto dove ci permetterà di fare il teletrasporto, ragazzi. Io vado qui, però in ogni base, insomma, più o meno, poi uno ha il suo modo, e vi curate che il personaggio faccia il teletrasporto, come avete appena visto. Poi andate su presidente, andate su rimanda veicolo in deposito e pigiate X e triangolo insieme, come nel vecchio glitch, ragazzi, né più e né meno. Entrate nella vostra base operativa e sostituite l'auto con una LGRH8, ovviamente, che avete dentro la base operativa, perché la base operativa deve essere piena di LGRH8 se andate a duplicare le auto che volete comunque vendere. Quindi, a questo punto, una volta entrati dentro la base operativa, vi rimarrà solamente da sostituire e il veicolo è duplicato, ragazzi. Io adesso qui esco e vi faccio vedere, comunque, intanto faccio la sostituzione, poi esco e vi faccio vedere che comunque mi fa scendere dal veicolo. Però come sapete, alcuni di voi già sapranno, dovete riavviare l'applicazione per poter usare i veicoli che avete duplicato, ragazzi. Il glitch è semplicissimo, ho cercato di spiegarvelo nella miglior maniera possibile, spero che abbiate comunque capito il glitch. Come vedete, adesso mi fa scendere, basterà riavviare l'applicazione e questa auto sarà accessibile. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.